Allora, eccoci qua, seconda parte di Focus, sempre in diretta 22 e 13, 13 agosto, e abbiamo qui gli ospiti, abbiamo tanti veneti che ci scrivono, anche da Friuli, tanti messaggi, tante opinioni, grazie a tutti, veramente, perché insomma siamo al 13 agosto, siamo soli e non ci sono altri talk locali o nazionali, per cui insomma siamo ovviamente contenti dei risultati che otteniamo in termini di ascolti. Allora, tantissimi sms, vi dicevo, io direi riprendiamo dall'emergenza abitativa, vediamo cosa sta succedendo a Padova. Ci sono polemiche, ieri si è polemizzato e ci si è detti anche d'accordo con la proposta di Massimo Bitonci di privilegiare per l'assegnazione degli alloggi popolari coloro che stanno a Padova da più tempo e per cui privilegiando quindi i padovani rispetto ad altri. Vediamo il servizio. Non possiamo quindi permettere che la gente non paghi il canone, non paghi le spese condominiali e anche in alcuni casi ci siano danni agli alloggi che poi comportano una spesa per il comune, quindi per la collettività, per le ristrutturazioni e per riattare quindi gli appartamenti. Un buco da più di 1,5 milioni di euro, questo il costo del progetto Casa Buona per concedere una casa a chi è in difficoltà. Dal 2007 al 2013 l'80% degli stranieri non ha mai sborsato un euro, eppure gli affitti sono calmierati e partono da cifre minime come 100 euro al mese. Così l'assessore Brunetti annuncia pugno di ferro contro chi fa il furbo. Controlli rigorosi a tappeto, saranno chiuse le concessioni che durano da più di un anno e mezzo e avviate le azioni necessarie alla riscossione dei crediti. Abbiamo 135 appartamenti in concessione a nuclei stranieri e di questo numero l'83% non paga il canone di locazione oppure addirittura paga cifre irrisorie tipo 150 euro per anni di locazione dell'immobile, mentre solo il 17% è regolare nei pagamenti. Secondo i dati ufficiali del Comune di Padova, gli immigrati che vivono legalmente in città ad oggi sono quasi 32.000 e rappresentano ben il 15% della popolazione totale. Significa che ogni 20 persone, 3 sono straniere. Il numero negli anni è salito, basti pensare che nel 1993 erano solo l'8%. Ed ora in Veneto si attende anche l'arrivo di altri 120 profughi. Non c'è disponibilità all'accoglienza a livello di strutture comunali e quindi siamo contrari all'utilizzo delle caserme, in questo caso la Romagnoli, come hub regionale, per evidenti anche problematiche di bilancio. Allora, servizio di Elisa Fais. Una volta la battaglia del grano si svolgeva nei campi agricoli, ora nelle bustarelle di tutta Italia. Allora, Marco Paccagnelli. Allora, intanto, senza scendere naturalmente in polemica, volevo rispondere al dottor Vescovi del perché non si trovano le figure con una certa preparazione per alcune attività. Abbiamo risposto anche qualche giorno fa al Corriere della Sera di quella multinazionale americana che si lamentava della stessa cosa, perché loro volevano venire qua in Italia a avere figure professionali da inserire in azienda e pagarle 600-800 euro al mese, mentre le stesse persone con la stessa mansione andando all'estero prendono il doppio. Ecco. Perciò per il solito preferiscono muoversi e andare fuori. Però tornando comunque alla polemica, al problema della situazione in cui siamo, come ne parlavamo anche prima durante l'interruzione, il problema è che anche se Renzi sta facendo bene, il suo bene si vedrà fra 10 anni. Questa generazione è morta e spacciata. Questa non vedrà nulla, perché si sono lasciate aperte le corde della borsa e anche delle idee 20 anni fa. Negli ultimi 20 anni abbiamo vissuto seguendo questa carota di promesse mai mantenute. Adesso si pensa che in pochi mesi qualcuno possa aggiustare il tutto. Quello che farà nell'arco di un anno o due si vedrà nei prossimi 10. Il problema è che la generazione attuale che cosa deve fare? Che come possono risolvere questo tipo di problema? Ho molti imprenditori che sento spesso che lavorano con l'estero e vanno anche abbastanza bene, nonostante la pressione fiscale in Italia. Ti dicono, assumerei anche la persona in più che non mi serve per dar da mangiare a una famiglia, però non lo possiamo fare perché gli studi di settore poi ti saltano addosso e ti rovinano. Perciò, tra l'altro, l'Italia è l'unico paese europeo, penso al mondo, dove qualsiasi azienda assume viene penalizzata in tutte le maniere. Bravissimo. E se non togliamo comunque questo tipo di zavorra che
si parla molto che uno dei problemi grossi per un'azienda è anche l'apertura, perché dal giorno che tu ti presenti per aprire un'azienda cominci a pagare, non so di cosa, se non hai reddito, ma cominci già a pagare tanto di tutto di più. Ma com'è possibile non avere degli incentivi per un'azienda, dargli il no tax per un anno, due anni e poi comunque cominciare in una certa maniera, più assume, più gli dai degli sconti sulla tassazione. C'è sempre l'IRAP, sia pure allentato. Se vogliamo risolvere il problema, no, del resto rimangono sempre chiacchiere, chiacchiere e molte aziende che stanno delocalizzando, perché bisogna dirlo che molte aziende venete, ne ho assistite due oggi senza fare nomi comunque, che hanno trovato una buona sede e dei buoni finanziamenti, cioè dati dallo Stato stesso in Serbia. Allora, SMS è curioso sulla Renzusconi che insomma doveva vendere le auto blu, ne ha vendute 10 su 60.000, speriamo che ne abbia venduta qualcuna in più, perché sennò sarebbe un flop totale. Se il debito è cresciuto di 100 miliardi in 6 mesi, cosa servono 20 miliardi? Astuni, bella domanda, però difficile rispondere. Posso solo un'ultima cosa? Sì. Beh, ma salirà sempre di più. Abbiamo noi siamo uno Stato che sta andando peggio di tutti e abbiamo i funzionari pubblici che sono tra i più pagati al mondo. Perché mi parlava un amico l'altro giorno di Melbourne, Australia, e mi ha detto: sai qual è il politico più pagato in Australia? L'ambasciatore italiano. E questo ogni qualvolta andiamo a vedere è sempre così. Cioè siamo il paese che sta andando peggio di tutti, con le maggiori potenzialità comunque, perché potremmo andare meglio di tutti, però c'è questo fiume di denaro, tutto questo grasso che cola che viene distribuito. È così, è proprio foraggiamo il macchinone, no? Purtroppo. E senza toccare i privilegi. Beh, questo è un problema, perché i partiti dovevano garantire la democrazia, invece i partiti hanno fatto casa loro e si sono autogarantiti se stessi e niente altro. Astuni. Ma io vorrei tornare un attimo sul discorso del lavoro. È vero quanto dice il signore sul fatto che oggi le aziende più assumono e più sono penalizzate. È anche vero che il legislatore probabilmente negli ultimi anni, quando ha fatto certe leggi, aveva non so che cosa davanti, insomma, perché c'era benissimo la possibilità di rimettere sul mercato persone che hanno perso il lavoro, per cui compiendo poi anche un'opera sociale, no? Anziché cercare questa spasmodica ricerca di a tutti i costi di dar lavoro ai giovani. E comunque non ci sono riusciti, perché oggi assumere un giovane con i contratti di formazione è una roba allucinante, devono fare ore di formazione all'esterno a pagamento, insomma diventa un labirinto incredibile. Per cui dateci la possibilità di assumere delle persone di 40-50 anni, per cui con una maggiore esperienza, che però in questo momento non possiamo assumerle perché non ce le possiamo permettere. E i giovani intanto, fortunatamente qualcuno alla famiglia ancora che li mantiene, ma sembra, no, che da qualche anno l'unico problema era quello di dar lavoro subito ai giovani. Sono 10 anni che li abbiamo parcheggiati, anzi che li hanno parcheggiati nelle case. Una volta si finiva a 13 anni le medie, uno decideva o studiare o lavorare. Poi hanno detto no, ci vuole il diploma, e allora li abbiamo tolti dal mondo del lavoro per 5 anni. Dopo no, il diploma non basta più, ci vuole la laurea. Altri 5 anni, adesso sti qua, giustamente, vengono a battere cassa, no? Ma però quando hanno detto che c'è adesso, dovrebbero studiare fino a 50 anni almeno, infatti, per dare il tempo del giro del lavoro, no? Ma per questo dico, è un problema, probabilmente il legislatore o le associazioni di categoria sono assenti, non lo so, ma veramente è incredibile quello che sta accadendo. Chiunque oggi avrebbe, se avesse la possibilità di assumere, no? Qualcuno lo farebbe molto volentieri, quelle aziende che stanno andando bene, eccetera, ma il problema è che nessuno se lo può permettere. E di qui risulta ancora più paradossale questa vicenda dell'articolo 18, chiaro, no? Chiaro. Cioè, nessuno riesce ad assumere, questi si occupano dell'articolo 18 che facilita i licenziamenti, per dirla in parole povere. Allora vediamo Venezia, andiamo a Venezia. A proposito di economia, c'è anche quella dei commercianti che lavorano a Venezia e che sono ovviamente la cui attività è compromessa dai venditori abusivi. Pugno di ferro della regione contro questo mercato. Vediamo.
Un'operazione dei carabinieri contro l'immigrazione clandestina e il commercio ambulante abusivo a Cavallino ha portato a controllare 17 stranieri, di cui 16 regolari sul territorio. Il 17esimo, un senegalese, invece, dopo essere stato identificato, è stato denunciato anche per non aver ottemperato a un decreto di espulsione che il questore di Torino aveva disposto nei suoi confronti nel 2013. I militari inoltre hanno sequestrato, nascosti nella pineta di Caballarin, 4 sacchi con 980 bracciali, 8 bandane, 50 palloni da gonfiare, 50 paia di occhiali da sole, 150 aquiloni e 110 collane per un valore commerciale di 7.000 euro. L'ennesima operazione contro il commercio abusivo, su cui tornano a parlare le associazioni di categoria, a partire da Confesercenti Venezia. Il commercio abusivo è un reato, quindi va ripristinata la legalità e non va accettata o subita l'illegalità, non solo perché è una concorrenza sleale, ma perché è il sintomo di un degrado che si respira nella città. Ecco perché, secondo Franceschi, quanto fatto finora va bene, ma non è sufficiente. I venditori non riesci a prenderli, è difficilissimo. Come fai a prenderli? Vediamo delle sceneggiate ogni volta che vengono riportate poi dalla stampa e dai media, dove si rincorrono queste persone che poi scappano, travolgono i turisti, e poi è difficilissimo prenderli perché sono tanti. Credo che soprattutto la ricetta, l'unica ricetta possibile, sia quella di sanzionare. Allora Giovanni Giusto, a proposito di Venezia, polemiche sul ticket per i turisti contro questo mordi e fuggi, no? Allora si è proposto, c'è il ministro che, la ministra Bonomi che ha proposto di far pagare un ticket a quelli che non dormono in albergo, agevolare quelli che dormono in albergo, qualcuno dice no, numero chiuso e non se ne parla neanche. Regolare i flussi, non regolare, sta di fatto che è devastata sta città, no? Sì, diciamo è stata devastata, no? Questo è il risultato di chi ha governato da 20 anni e più la nostra, la mia città, lo dico con orgoglio anche. Dei veneziano da quante generazioni? Io da prima del 1300, quindi io credo che chi mi ha preceduto probabilmente ignora la difficoltà che faccio nel dire di appartenere a loro, perché sicuramente mi incolperebbero per non aver fatto l'estremo. Ma guardi, Venezia oggi non è più la Venezia che noi pensiamo, no? La città da sogno, la città degli innamorati, la città dove comunque si estranea dal resto del mondo e ti fa vivere sicuramente una situazione impossibile, tanto gradevole, no? Venezia oggi è quella di cui sentiamo, siamo abituati a leggere dai giornali, una Venezia dove i veneziani ormai si pensa non esistono più, va bene? Addirittura per strada io mi sono messo una maglietta con scritto non sono italiano, no? Ecco, per dire che ero veneziano, no? Però non rilascio informazioni, perché sono alla ricerca dell'indiano. Talmente difficile da trovarlo che quando lo trovano si fa un capannello attorno e tutti cercano di porti non soltanto domande, ma anche magari anche domande curiose oltre alla direzione, cioè, per San Marco. Il veneziano è talmente raro che viene visto. Sicuramente, oggi sì, siamo all'interno di una riserva indiana dove però i paletti, che il perimetro della riserva non sono conosciuti, no? Ecco, noi abbiamo praticamente un'invasione che ha portato a quel buonismo, scusate ma lo dico perché comunque sono gli effetti di sinistra, ci ha portato a un collasso dopo più di 1000 anni di onorata storia, no? Che ha fatto differenza sicuramente tra le altre storie ed ha dato esempio e quindi ha insegnato a stati come si governa, no? Quindi basterebbe che i nostri signori italiani, che hanno il timone in mano della nostra vita, non solo della nostra situazione, basterebbe andassero a leggere quelle sono state le leggi che ha governato per più di 1000 anni una repubblica che non ha mai cessato e mai ha imploso, va bene? E quindi basterebbe soltanto quello per riuscire a raddrizzare sicuramente la rotta di una situazione non soltanto veneziana ma nazionale. Beh, tornando al discorso di prima, sicuramente la città è collassata, si parlano di 25 milioni, va bene, di ingressi, ma sono quelli che stabiliscono come parlare di nero o comunque di quello dichiarato, no? I 25 milioni sono quelli dichiarati, ma se lei va per esempio nella riva degli Schiavoni, dove c'è il flusso più, anzi
dove esiste più venditori abusivi vuol dire che ci sono più arrivi di turisti, non sono a Piazzale Roma. La porta della città è Piazzale Roma, una stazione, dove li trovi? In riva degli schiavoni, perché arrivano da tutta la gronda lagunare, sbarcano, io non so se autorizzati o meno, comunque dichiarati o meno, io so che comunque là c'è veramente una voragine di ingresso di turismo selvaggio, quello dichiarato mordi e fuggi, cioè quello che in città non fa produrre e che anzi dà reddito a chi fa appunto abusivismo, cioè gli extracomunitari che grazie a Mare Nostrum, no? Alfano dice abbiamo salvato migliaia, decine di migliaia di milioni di vite eccetera, no? Ma ha ucciso noi, praticamente a Venezia oggi, sa, uno fa il giro del mondo, si veniva a Venezia per andare a, ad acquistare anche quella che era diciamo la grande opera che comunque Venezia offriva attraverso le mani degli artigiani, no? Infallibili artigiani, o comunque portare ad acquisire un qualcosa che fosse cultura tipicamente veneziana. Oggi uno fa il giro del mondo, va bene, arriva a Venezia e compra la stessa paccottiglia che poteva comprare a casa sua, no? Ecco, non soltanto l'appiattimento, ma la degenerazione proprio totale. Noi abbiamo praticamente l'invasione non soltanto dei turisti, ma l'equilibrio con i venditori abusivi, va bene? Gli extracomunitari che ci arrivano, anzi i clandestini che ci arrivano grazie a Mare Nostrum. L'ingresso a numero chiuso. L'ingresso a numero chiuso sicuramente sarebbe immediatamente da applicare, cioè quello di togliere un balzello, anzi dare un. Inserire un balzello per ogni ingresso io lo vedo sbagliato, perché andrebbe a colpire anche chi magari a Venezia ci viene sicuramente per apprendere come dovrebbe essere, eccetera, acquisire e magari appunto immergersi in quella che è la voglia di conoscere una grande civiltà, una grande cultura, una grande storia, no? Allora, soprattutto i giovani, studenti, eccetera, no? Ecco, però un numero chiuso sicuramente, la città è collassata, non c'è più spazio per chi risiede, è stravolta la vita del singolo veneziano che è costretto ad immedesimarsi e quindi a sobbarcarsi quelle che sono le imposizioni dettate da questo turismo selvaggio. Noi abbiamo la gente che praticamente quando è l'ora di pranzo, anche oggi davanti a casa mia, sul ponte c'erano una decina di persone che addirittura non lasciavano più il transito e che mangiavano robe portate addirittura da casa oppure da villaggi turistici da dove loro arrivano oppure magari dai mercati tipo i supermercati, i ipermercati, non portano sicuramente guadagno, anzi fanno cambiare quella che è la tendenza, no? Del turismo vero a Venezia. La stragrande maggioranza non dorme in città e questo va a dichiarare che è appunto una presenza molto sterile che non porta sicuramente né giovamento e tantomeno guadagno. Io dico anche in questo caso, come si parlava prima dell'economia e del grande debito che l'Italia ha, no? A Venezia, noi abbiamo visto l'esempio Padova, se si vuole si può cambiare. Allora, non è soltanto una volontà, ma è la non volontà politica del non cambiamento. Ci deve essere un qualcuno che veramente abbia il coraggio di girare la chiave della ruspa, perché se vogliamo, forse siamo ancora in tempo, cambiare la tendenza. Io stiamo parlando di Venezia, quindi di Venezia, ma di rispetto anche a tutte le altre città che sono collegate con lo stesso problema, Venezia sicuramente ne è in primis, bisogna avere il coraggio di accendere la ruspa e spazzare via tutto quello che chi ci ha preceduto governando la città ha prodotto, che è il fallimento della città, un'implosione di quella che era una volta una grande storia, una grande cultura ed oggi un esempio da mancare. Però, scusi. Il loro segretario nazionale però parlava come risoluzione di chiudere le frontiere, ma ben presente come è fatta l'Italia per chiudere le frontiere? Sì, ma... Un attimo, scusate. Sapete quanti profughi hanno in Germania? Quasi 500.000. Ne hanno più di 300.000 in Francia. Noi ne abbiamo 87.000 e siamo sempre a piangere. Chiediamogli i soldi che devono darci per poter fare l'operazione di farli venire e poi glieli distribuiamo, invece che cominciare sempre ad attaccarsi sempre alle solite cose, a mio parere, perché risolvere il problema pensando sempre a delle ruspe e spingere e schiacciare qualche cosa, non so se sia una risoluzione reale. Guardi, per me il problema non è quello di andare a raccogliere e distribuire, non è compito nostro, il problema noi dobbiamo bloccarlo alla fonte, capisce? Invece ad operare le navi per andare a raccogliere ed aiutare gli scafisti a metà strada e far sbarcare i loro prodotti nella nostra nazione, bisognerebbe investire quei soldi, sicuramente
semplicemente per andare forse da loro e eventualmente organizzarli perché rimangano là. Non dobbiamo accollarci. Non fa comodo a nessuno stato al mondo questo. Non fa comodo nessuno stato al mondo. Perciò stiamo parlando di Don Chisciotte contro i mulini a vento. Ma io non credo assolutamente, io credo che questo sia veramente un grave problema, non soltanto a livello anche occupazionale. A Venezia abbiamo la stragrande maggioranza di queste persone che sono nascoste all'interno delle cucine, all'interno dei laboratori eccetera, o nei sottoscali che producono quella che poi è la paccottiglia. Invece secondo me, siccome il fanno sta parlando via la possibilità a quelli che sono i lavoratori onesti, quelli che sono costretti ad essere dichiarati e che non possono lavorare in nero perché attraverso le aziende che ancora orgogliosamente va ben dichiarano il loro fatturato eccetera, non sono competitivi, perché un extracomunitario con 600 euro non soltanto vive lui una città anche come Venezia, ma fa ricca la propria famiglia nel loro paese. Un dipendente, un semplice operaio, anche con 1200 euro al mese, non riesce a sobbarcare nemmeno le spese di casa, soprattutto in una città come quella di Venezia, e tantomeno mantenere una famiglia. Non è un caso che Alfano... Prego, replichi brevemente, poi sennò diventa un tolca due. Che Alfano chieda l'abolizione dell'articolo 18, per carità, che non lo vedo come una priorità, e che ci porti. Sta creando comunque il mercato della schiavitù, perché poi una volta che non ci saranno più tutele nel lavoro, io ti offro 100 e se nessuno ti dà di più o lavori qua o muori di fame. È questo quello che sta arrivando. Allora, vediamo sempre a Venezia la questione grandi navi. Abbiamo sentito nei giorni scorsi i fautori della croceristica, chi vuole che queste grandi navi continuino ad arrivare alla marittima o comunque arrivare a Venezia senza passare dal bacino San Marco e dalla Giudecca, e c'è invece chi le grandi navi proprio non le vuole più vedere. Vediamo l'intervista a Tommaso Cacciari. È la peggior decisione che potessero prendere. Se tolgono apparentemente le navi dal salotto, ce le mantengono in camera da letto. Le navi resteranno dentro la laguna di Venezia, ormeggiate a poche decine di metri dalle nostre case, quindi non risolvono di una virgola, se non forse il problema estetico che è per qualcuno ma non certo per noi, non risolvono di una virgola nessuna delle criticità legate al passaggio delle grandi navi in laguna. Anzi, il presidente dell'autorità portuale Paolo Costa parla di ricalibrare il canale Contorta, ma adesso il canale Contorta è un canale fondo forse 2 metri e largo 4, lo vogliono ricalibrare, per usare le sue parole, in una cosa fonda 10-12 metri e larga 200, quindi sarebbe come dire ricalibriamo un sentiero di montagna nell'autostrada del sole. La scelta peggiore, secondo Tommaso Cacciari, che si potesse fare, la scelta più comoda, ma i no grandi navi non staranno a guardare. Noi ci opporremo in ogni modo possibile e immaginabile a questo ulteriore scempio della laguna. La soluzione c'è, è un avamporto alle bocche di porto, che tra l'altro ha ricevuto parere via di valutazione impatto ambientale positiva, il progetto presentato da De Piccoli per esempio, mentre il canale Contorta Sant'Angelo ha ricevuto una parere di valutazione impatto ambientale negativa preventiva. Non tollereremo trucchi come abbiamo visto all'opera con il MOSE di scavalcare le procedure democratiche usuali, magari inserendo quest'opera come strategica nella legge obiettivo per poter saltare appunto tutte le varie procedure democratiche che un'opera di questo tipo, a cui un'opera di questo tipo deve essere assoggettata. Secondo Cacciari si tratta di una grande opera e la paura che possa ripetersi quanto accaduto per la realizzazione del MOSE è forte. È una vera e propria grande opera, centinaia di milioni di soldi pubblici, non dei soldi dell'autorità portuale, non dei soldi di Costa, non dei soldi delle compagnie di crociera, di centinaia di milioni di soldi pubblici che vengono spesi per dare il colpo di grazia all'equilibrio idromorfologico della nostra laguna. Questo è solo il regalo di buona uscita al Consorzio Venezia Nuova, ai ladri del Consorzio Venezia Nuova, che dopo aver saccheggiato le risorse della nostra città per 30 anni, adesso, visto che probabilmente non potranno più mangiare come prima con il MOSE, vista il terremoto giudiziario che li ha travolti, tentano questo ulteriore saccheggio alle nostre risorse come città. Intervista di Ilaria Marchiori. Voleva dire questo? Sì, io credo che portare turismo, indipendentemente se portarlo attraverso il canale Contorta o alle bocche di porto eccetera, ma l'obiettivo dovrebbe essere portare del turismo. Il mondo intero ci sta invidiando che siamo la più bella realtà, parliamo di Venezia, più bella del mondo, anzi unica al mondo, parliamo dell'Italia. Dovremmo, con tutti diciamo, i vincoli
quali vincoli, di non passare davanti a San Marco, eccetera, ma dovremmo incentivare l'arrivo di turismo, perché l'arrivo di turismo è un problema mondiale in positivo. Tutti vorrebbero portare turisti. Noi, più bel paese al mondo, cerchiamo di respingerli. Mi sembra che non sia condivisibile, perché bisogna portarlo il turismo per far crescere l'economia. Sentivo prima parlare di posti di lavoro. Sì, ma i posti di lavoro non si creano per legge, non si creano perché qualcuno vuol mettere, no, una leggina che crea posti di lavoro. I posti di lavoro si creano se c'è economia, se c'è attività, se c'è movimento economico, turistico in questo caso. Quindi non credo sia condivisibile di respingere a priori un movimento che porta del denaro. Ma 25 milioni di turisti, scusi, che invadono una città che è fragilissima come Venezia, dove abbiamo gli alberghi che non riescono a fare il completo, i ristoranti che sono vuoti, e le botteghe, per dire, quelle dei souvenir che chiudono addirittura. Insomma, se questo è il turismo che vogliamo, io sono contro allora questa forma di turismo. Bisogna riorganizzare quello che è il vero turismo per una città, quello che porta indotto, cioè quello che crea sicuramente produttività per chi attraverso il turismo lavora. Questo tipo di turismo è veramente allo sbando. Se posso fare un leggero passaggio, certo, in quello che abbiamo visto come servizio, questo è un tema sicuramente molto delicato che si pone da troppo tempo in città. La questione però è diventata quasi banale, perché si pensa soltanto alla nave come strumento, va bene, e dall'altra parte invece a quello che lo strumento porta, cioè l'invasione. Sono 3-4 mila turisti che sbarcano ogni volta che arriva una nave. Io le dico la verità, arrivati a questo punto, dopo l'ultima notizia, cioè quella dello scavo del canale di Contorta, che non so se sapete che cosa vuol dire, va bene, vuol dire che noi, da quando viene, verrà scavato, io spero mai, verrà scavato, pensarò là quel giorno là, verrà scavato, noi abbiamo il timer del conto alla rovescia per quello che è l'equilibrio che mantiene oggi la nostra laguna. Dico nostra perché dovrebbe essere un dovere di tutti mantenerla. Il canale di Contorta, quello che farà passare le navi in una zona retrostante a Venezia, dà conclusione a quel progetto che è quello del canale dei petrogli, che ha praticamente scavato in decenni, pochi decenni, la laguna e ha portato laddove prima c'erano 30 centimetri di acqua, oggi ci sono 3 metri. In pochi anni, concludendo il canale dei petroli con l'ultimo tratto, quello del canale di Contorta, ci si fa congiungere al canale della Giudecca che porta poi all'uscita l'altra bocca, quindi noi abbiamo perimetrato la laguna, tutti i sedimenti, quindi i paughi, tutto diciamo quel fondale che oggi è basso e che trattiene e mantiene, va bene, inalterata, quella è la stabilità dell'edificazione veneziana, verrà meno, sarà trasportato violentemente muovendo i sedimenti all'esterno della laguna, quindi sarà portato in mare e tra qualche decennio di Venezia probabilmente se ne parlerà soltanto perché bisogna trovare un sistema per trattenerla, perché si uscirà anche lei in mare. Quindi benvengano a sto punto, mi creda, benvengano le navi attraverso il bacino, purché non venga scavato quel canale, sarà la morte definitiva della nostra. Allora, tantissimi sms, finché si è fuori dai palazzi tutto sembra possibile, una volta entrati dentro si scopre la melma dalla quale non si salva nessuno, Renzi non è immune, poi era bello quello che ha detto, ma ho avuto alcuni colleghi tedeschi mi dissero 5 anni fa, è un bel territorio quello italiano, peccato che ci siano gli italiani. Senta sindaco, a proposito, ma allora lo Stato centralista ha impugnato il referendum per l'autonomia e per l'indipendenza. Esatto, eh? Diciamo che noi veneti facciamo paura, molti hanno paura che ci stacchiamo, che chiediamo l'indipendenza, questo è il motivo principe per cui tutti stanno dando addosso al Veneto. Ricordo solamente una cosa, in base alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'articolo 15 recita questo, che ogni uomo ha diritto a una nazionalità. Attenzione che nella lingua italiana è tradotto erroneamente ciò che dice l'inglese lingua madre. Si parla di nationality, non citizenship. In italiano è stato tradotto con cittadinanza. Per cui, considerando che noi veneti siamo un popolo per le grandi caratteristiche storico-culturali, cioè abbiamo una tradizione storica, abbiamo un'identità razziale o etnica, un'omogeneità di cultura, un'identità linguistica, un'affinità religiosa, ideologica, un legame territoriale, eccetera, eccetera. Stiamo facendo paura, perché fondamentalmente la gente veneta ha creatività, ha voglia di fare,
crede nel futuro e non è disposta a essere presa in giro. Non vuole essere presa in giro perché non è svendendo il patrimonio pubblico che risolviamo il problema, perché se io svendo i gioielli italiani per 30 miliardi e poi il debito pubblico in 6 mesi aumenta di 100 miliardi, mi trovo solamente senza i gioielli e con un debito che continua ad aumentare. Ecco perché non si vuole far questo ed ecco perché io sto proponendo a tutti una strada alternativa, che è quella dell'iscrizione all'anagrafe storica del popolo veneto, cioè noi veneti decidiamo chi siamo. Dobbiamo essere membri della comunità veneta originaria e sovrana, cioè noi siamo gli artefici, siamo la discendenza della grande Repubblica Veneta. La Repubblica Veneta non è mai morta, ci è stato fatto credere questo. Noi dobbiamo riprendere possesso di quella che è la nostra dignità di veneti, di popolo veneto e di voler essere sovrani. Dobbiamo prima di tutto riconoscersi tali. Poi, una volta che saremo riconosciuti come popolo, si aprirà veramente un mondo diverso. Quando noi verremo riconosciuti a livello internazionale come popolo, lo siamo, lo dice anche lo statuto regionale, solamente che non abbiamo il coraggio di fare quel passaggio di mentalità e dichiararci veneti. Io invito tutti di seguirci su Facebook a Governo Nazionale Veneto, lo ripeto, Governo Nazionale Veneto, prendere nota di questo. E vedrete che il passaggio, il salto di qualità è possibile, dipende solamente da noi, non dipende da altri, nella misura in cui noi lo vogliamo. È chiaro che se io chiedo allo Stato italiano, mai lo Stato italiano ci dirà che siamo cittadini sovrani, mai lo dirà, perché siamo dei limoni da spremere, anzi vi dirò di più, oggi hanno capito una cosa, che con la buccia del limone si può creare un ulteriore succo di frutta a base di polpa. Quindi ci hanno tolto tutto il succo, adesso stanno grattugiando la buccia. Noi abbiamo la possibilità di venirne fuori, dipende da noi e dalla voglia e coraggio di fare il salto di qualità. Ecco perché continuano a dire di no, ecco perché chiedere a Roma vuol dire sbattere la testa contro un muro. Lo ripeto, il Veneto ha grandi potenzialità, noi veneti facciamo parte di una cultura millenaria, la lingua veneta è proprio l'indice di quanto importanti siamo. Non è vero che il Veneto è un dialetto, semmai è l'italiano che è derivato dal Veneto, perché il Veneto ha 1100 anni di storia, la Repubblica Italiana ne ha 150, quindi permettetemi della derivazione del dialetto italiano dalla lingua veneta, quindi quanto importante è la nostra cultura, quanto importante è riconoscerci come popolo. Attraverso il Governo Nazionale Veneto noi stiamo portando avanti questo che è veramente il salto di qualità che farà la differenza. A ottobre referendum online per indipendenza anche in Friuli, se lo impugnano sarà battaglia, eccetera. Allora vediamo ancora il lavoro, manca il lavoro, però c'è chi cerca di creare posti, di creare occupazione. Vediamo come in questo servizio da Bassano del Grappa. Non chiedono soldi, vogliono lavorare. Chi ha perso l'occupazione a Bassano non chiede un sussidio ma il reinserimento nel mondo del lavoro. Ed è sulla base di questo principio che la Regione Veneto, la Multiutility ETRA, il Fondo Straordinario di Solidarietà, finanziano il progetto Lavoro, un'iniziativa che in un paio d'anni ha coinvolto più di 400 persone, fornendo alle esigenze di sostegno economico non una risposta assistenziale ma una risposta lavorativa. Quest'anno a Bassano, dove il Comune ha aderito all'iniziativa con un'apposita delibera, sono già state individuate 14 persone selezionate attraverso la raccolta di curriculum del servizio sociale. Verranno impiegate in lavori socialmente utili di vario genere di competenza comunale. La durata dell'incarico sarà di 5 mesi con un impegno di 18 ore settimanali. Tra i requisiti richiesti dalla Regione, un'età non inferiore ai 35 anni, stato di disoccupazione, assenza di ammortizzatori sociali e di trattamenti di sostegno al reddito. Il Comune potrà inoltre impiegare solamente persone residenti a Bassano. I sindacati applaudono, secondo il segretario della CGIL provinciale Fabiola Carletto, la crisi continua a colpire duramente anche a livello occupazionale e iniziative come queste dimostrano come una collaborazione tra vari enti possa incentivare un processo di reinserimento nel mondo del lavoro mai così urgente come ora. Servizio di Filippo Fois, sindaco. Sapendo questo servizio, ovviamente anche, che anche il comune mio aderisce ad ETRA e ha la possibilità di dare spazio a dei lavoratori che io definisco lavoratori socialmente utili, perché in effetti questi sono contratti a termine che vengono finanziati da ETRA grazie a delle economie che sono prodotte durante l'anno e quindi danno sì una forma di inserimento lavorativo, ma non hanno la possibilità poi di essere reiterate oppure di rinviare, quindi sono in sostanza
dei sussidi che danno la possibilità magari di essere reintrodotti lavorativamente, ma che comunque purtroppo non prevedono la possibilità di essere assunti, ad esempio, a tempo indeterminato. Quello del lavoro è evidente, quindi un problema che caratterizza tutto il nostro territorio. Io penso quanto sia difficile, soprattutto per chi vive nelle aree di montagna come la nostra, poter garantire un'occupazione stabile o un incremento quindi di occupazione in un'epoca di crisi turistica. Molti dei nostri residenti, ad esempio, sono costretti ad emigrare, a spostarsi in pianura, e questo è un percorso quindi di lento e graduale spopolamento della montagna. Ecco perché io credo che sia indispensabile fare delle politiche mirate che possano anche garantire le zone in difficoltà, quali quelle montane, ad avere delle agevolazioni anche per chi intende assumere chi vive nella montagna. Si parlava prima dell'articolo 18, ecco, qualcuno sostiene che sia inopportuno in questo momento abrogare questo articolo perché farebbe decadere alcune garanzie a tutela dei lavoratori. È chiaro che i lavoratori devono essere tutelati, devono essere garantiti, ma è altrettanto vero che quando un imprenditore assume un dipendente è come se lo sposasse sostanzialmente. I vincoli che caratterizzano i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, oggi come oggi per queste aziende che hanno più di 15 dipendenti, sono strettamente forti e sono vincolanti, sono dei legami fortemente quindi vincolanti che disincentivano l'assunzione da parte di questi imprenditori. Ecco perché il dibattito che ogni tanto si riapre è proprio anche sulla formulazione di questo articolo, che ha già subito delle modifiche ma che dovrebbe essere letto in una chiave maggiormente in linea con i tempi, che non richiedono più che ci siano vincoli forti e permanenti quindi con i lavoratori, ma che l'imprenditore possa, sapendo che non c'è più una forma di tutela forte e rigida nei confronti del lavoratore, che potrebbe essere licenziato soltanto per giusta causa, lo ricordo, possa quindi effettivamente quindi assumere quindi l'imprenditore nuove forze, nuovi giovani da poter inserire in modo più libero anche all'interno della catena produttiva. Ecco, questo io credo che sia un dibattito che deve essere affrontato. Leggevo prima che Renzi intende fare una riforma del mercato del lavoro complessiva che non tocchi soltanto l'articolo 18, ed è tra i libri di sogni di Matteo Renzi anche la riforma del lavoro. Io spero che si possa anche pensare ad una riforma più ampia che tocchi sia lo Stato nazionale e quindi gli organi che compongono o che formano quindi le leggi, come si sta verificando dopo moltissimi anni con di tentativi, sedato, no? Esattamente. Ma si possa quindi poi quindi anche intervenire su quelle che sono le caratteristiche, diciamo, anche di quella che è l'economia, che è fortemente ingessata proprio per tutti i vincoli che ormai sanno di anacronistico, perché in un'epoca di crisi come questa bisogna essere più vicini alle liberalizzazioni, più anche alle semplificazioni e soprattutto agli incentivi per chi intende quindi creare occupazione e sviluppare l'attività di impresa. Al nord aziende, al sud del turismo, mi domando, ma se la Germania avesse avuto tutti i tesori che abbiamo nel sud Italia, vedi mare, ricchezze storiche che abbiamo noi, li gestirebbe così male? Cosa dice Astuni? Ma che li gestiamo male sicuramente è vero, e lo dimostra il fatto prima che Venezia con 25 milioni di visitatori gli hotel e i ristoranti sono vuoti, lo dimostra il fatto che ad Asiago con una semplice pioggia, insomma, gli hotel si svuotano. E si figuri, guardi, ho qui un sondaggio della SVG fatto proprio la settimana scorsa prima della partenza delle vacanze. Cosa caratterizza di più le vostre vacanze estive? Sì. Il 92%, per cui insomma la totalità, ha risposto il 21% il riposo, il 16% le passeggiate, l'11% visita musei e beni culturali, l'altro 11% la conoscenza di altri popoli e culture, il 12% divertimento, 10% buona cucina e vino buono. Arriviamo al 92%. Tutte queste voci che ho detto le abbiamo tutte. Siamo i più bravi del mondo. In particolare nel Veneto, ne ho detta qualcuna che non abbiamo. Giusto? In modo intero ci vive. Appunto, per cui allora c'è un problema, visto che comunque ci ritroviamo con numeri prima regione sul turismo in Italia, eccetera.
Probabilmente il problema è quello di organizzazione del turismo in modo diverso. Oggi, finalmente, l'anno scorso è stata varata questa nuova legge sul turismo, la legge regionale numero 11, che pone finalmente dei paletti ed un percorso obbligatorio per chi vuole fare turismo organizzato. Adesso hanno inserito i tematismi, hanno tutte queste sigle nuove, no? DMO, le OGD, eccetera. Ma questo in un'ottica di turismo organizzato e semplicemente bisognerà fare quello che suggerisce la Comunità Europea, cioè organizzatevi sul territorio seguendo questi criteri. In questo modo si potranno accedere anche ai finanziamenti europei, quelli che continuiamo a mandare indietro, l'anno scorso sono state centinaia di miliardi, siamo fatti ridere dietro, no? Quella famosa autostrada in Irlanda che la chiamano l'autostrada Italia, 160 km di autostrada finanziata grazie ai soldi che l'Italia non ha speso sul turismo. Ecco, per cui è un problema anche di riorganizzazione del turismo a livello regionale. Ripeto, oggi gli strumenti ci sono, le leggi ci sono, dobbiamo però tra imprenditori, tra operatori, per cui cominciare dal basso, dal territorio, a organizzarci in modo diverso. Senta, ha sentito che a Malta vendono la nazionalità maltese, cioè si pagano 650.000 euro e si diventa cittadini maltesi, quindi con tutte le agevolazioni del caso, no? Fiscali e quant'altro. Mi è venuto pensando a Malta che c'è un veneto, mi ha segnalato un veneto che sapeva 5 lingue, ha lavorato anni fa nelle strutture alberghiere veneziane, non trovava più posto di lavoro, ha trovato un posto di lavoro a Malta, no? Cioè, però ecco, uno che sa 5 lingue deve andare, deve emigrare. Un altro grosso problema è proprio questo, le dicevo prima, il fatto di poter assumere persone più competenti, eccetera. Nel nostro settore un receptionist di 40-50 anni avrà sicuramente più esperienza di una ragazzina neolaureata che conosce bene comunque due o tre lingue, eccetera, ma ne capisce che la differenza, no? Solo che quello di 40-50 anni purtroppo non ce lo possiamo permettere. Nel senso che costa troppo. Costa troppo perché ti costa uno, ma dopo ti costa un altro uno e mezzo, due di tutto il resto, insomma. Certo. Luigi ha detto bene ieri sera per contenitori cani, anche cioè si riferisce a me, anche il mio comune promette, addirittura nel giornale scrivono costati tot mai visti. No, dicevamo ieri che a Venezia, tanto per fare un caso, se hai un cane e sei al ponte dell'Accademia e la fa lì e tu la raccogli col sacchetto e non sai dove andare. Ma non sai dove buttarla. Non sai dove andare a buttarla. Non c'è un cestino. Hanno speso i miliardi per cose inutili, non ci sono due cestini, quattro panchine, poi dicono la gente si sdraia per terra. Dove non c'è niente, non ci sono i gradini delle chiese e i masegni, dove ti devi mettere? No, la mancanza di cestini a Venezia, direttore, è un problema. Se qualcuno ha qualcosa in mano non sa dove mettere il rifiuto, non lo sa. No, poi in tutte le città del mondo, comprese quelle date, ci sono i cassonetti, certo, no? A Venezia non ci sono i cassonetti, non è dato sapere perché, forse hanno paura che poi prendano il largo quando c'è l'acquato, non lo so. Nessuno dice quanti cinesi vivono in Veneto e tutti hanno i documenti auto costruiti. Andiamo a Marostica, ultimo servizio prima di chiudere, torniamo sul maltempo, ricordo l'allarme lanciato dalla Protezione Civile per dissesti idrogeologici possibili dalla mezzanotte in poi, come se non ne avessimo avuti abbastanza. Vediamo a Marostica il piano anti-alluvioni. Il nostro territorio lo salviamo tutti assieme, non lo salva il sindaco, non lo salva l'amministrazione, lo salva la popolazione intera. Un appello rivolto a tutti, ma anche un'ordinanza che prevede sanzioni da 100 a 500 euro per i trasgressori. L'amministrazione comunale di Marostica scende in campo contro l'allarme idrogeologico con un provvedimento che chiama in causa i proprietari di rogge e fossi di scolo, come i proprietari o gli affittuari di terreni incolti e di aree libere. Tutti sono chiamati ad impegnarsi il prima possibile e comunque non oltre i 4 mesi in lavori di pulizia e manutenzione. Marostica è un territorio fragile dove confluisce tutta l'acqua che scende dalle colline. Questo è un territorio che ha un sistema idrico particolarissimo
I fossi una volta erano manutentati dai nostri nonni, da tutti quelli che lavoravano la terra, che li tenevano puliti, spalciati, non permettevano che crescessero arbusti di nessun tipo. Adesso averli abbandonati significa che nel momento in cui ci sono anche piogge normali, questi fossi non raccolgono più l'acqua come dovrebbero fare, quindi l'acqua va da tutt'altra parte. Piccole azioni ma fondamentali e che comunque preludono ad un piano più ampio, interventi che saranno assunti dall'amministrazione. Si tratti di cambiamenti meteorologici che hanno portato ad un aumento esponenziale della piovosità, oppure di cementificazione o mancata manutenzione del territorio o di entrambe le cose, il pericolo di nuovi dissesti è tangibile e va fronteggiato il più in fretta possibile. Ieri sera dicevamo, ma riportando un commento di un altro tesino, ma come mai in altre regioni non ci sono le frane, in altri paesi, oggi in Svizzera frana contro il trenino delle montagne nella scarpa, quindi le frane, adesso non c'è niente da ridere, ci sono dei feriti, per fortuna non ci sono morti, però insomma le frane evidentemente non sono soltanto qua, questa è la verità, ci sono frane un po' dappertutto. L'intensità di queste piogge. Io vorrei solo fare una proposta, direttore. Dai, che abbiamo ancora due minuti. Molto semplice la proposta. Noi qui stasera, nella prima parte della trasmissione, abbiamo parlato dei problemi. Credo normali problemi, situazione difficile in Italia, situazione credo difficile in Europa, il resto del mondo non lo cito perché non lo conosco. Proviamo a uscire con una nota di ottimismo, quale? Della nostra capacità di italiani, sentivo parlare di veneti, della nostra capacità di veneti, non della nostra storia, il passato non dice niente, del nostro presente. Noi non abbiamo paura di competere, proviamo a darci spinta, proviamo a darci entusiasmo, proviamo a darci quella grinta che ci dovrebbe servire, secondo me ci serve, per superare questi momenti negativi. Abbiamo risorse, quali? Secondo me la tecnologia, secondo me la manodopera, la più bella del mondo. Abbiamo parlato prima di turismo, credo che abbiamo il 64, 65, 68% dei beni che il mondo intero ci invidia. Proviamo a uscire stasera dandoci una nota di ottimismo. Questa è la mia proposta, di spinta, di grinta. Ognuno di noi, 10 persone domani mattina, diventiamo già 60. Chissà che 60 poi si raddoppino e chissà che mettiamo in moto un movimento positivo. E togliamo spazio alla negatività. Negatività che ce l'ha visto prima l'intervista di un sindacalista che secondo me guarda solo a difendere i privilegi passato. Bisogna modernizzarci. Allora, battuta conclusiva. Perché siamo alla fine. Ma per rispondere allora a quella che è sicuramente la netta ripresa. Allora l'Italia oggi come oggi ha 3 milioni di disoccupati, 6 milioni di cittadini sotto la soglia della povertà, 1 milione di famiglie senza reddito. L'Italia cosa fa per i suoi concittadini? Cosa fa? Reagisce e mette in pratica quella che è Mare Nostrum, 9 milioni al mese per l'accoglienza agli extracomunitari, va bene, senza permesso, 36 euro al giorno per loro, quindi per ogni immigrato clandestino, 15 euro di ricariche telefoniche, 2 euro e mezzo per le sigarette, oltre a vitto, alloggio, magari in hotel 4 stelle, va bene, e spese di assistenza sanitaria. Questo è quello che la nostra grande nazione promette a chi oggi magari è esodato o che ha già pensato domani di lanciare il cappio sulla trave del suo capannone perché non ha più possibilità di sopravvivenza. Allora chiudiamo con questo sms da Asiago, anche perché c'è il sindaco Roberto Rigoni Stern. L'Austria cresce al 3%, qui solo tasse e debiti, noi di Asiago ci sentiamo più nordici che italiani, torniamo con loro, grazie per l'invio, Focus è un ottimo talk show, qui sono i cimbri che parlano. Ma sì, sono gli antichi abitatori della reggenza di 7 comuni, era autonoma come lo era la Venezia. Serenissima, e quindi da noi è molto forte questo senso di appartenenza ad una patria che aveva 600 anni di autonomia, era la federazione dei 7 comuni fratelli, 7 antichi comuni fratelli, quindi i nostri cittadini sentono ancora forte questa autonomia, che però è un'autonomia fiscale, che oggi più che mai si sente veramente come un lontanissimo ricordo, proprio in forza di una pressione fiscale che è insostenibile e che, come ho detto prima,
va ad aggravare maggiormente chi vive nelle aree depresse, nelle aree della montagna, rispetto a chi vive in pianura, perché vivere in montagna è molto più costoso e dispendioso di chi vive in pianura. E questo è un dato che tutta la classe politica, classe dirigente, dovrebbe fare proprio per poter incentivare chi preserva questo territorio anche dai gravi problemi di dissesto idrico di cui noi stiamo parlando quotidianamente, perché se la montagna non è mantenuta, non è salvaguardata, chiaramente succedono i dissesti di cui noi stiamo parlando nella quotidianità. Purtroppo. Grazie al sindaco di Asiago, Roberto Rigoni-Sterna, a tutti i nostri ospiti, tanti saluti a tutti gli abitanti dell'Altopiano e ci vediamo domani sera. Grazie, buonanotte, arrivederci. 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 Il materasso giusto per te, direttamente dal produttore al consumatore. Non andare a letto con il primo che capita. Scegli Dormiflex. Ascotrade, energia dalle nostre mani.